l'azienda è nata nel 1940 e dal 1940 che produce semilavorati per gelateria e pasticceria. Nel 1990 abbiamo puntato tutto sui prodotti naturali, quindi creando una linea di prodotti convenzionali rivolti a chi è particolarmente attento a quelli che sono gli alimenti salutistici. Il vostro cliente tipo chi è? È la gelateria? Il nostro cliente tipo è la gelateria, la pasticceria e anche quei negozi specializzati negli alimenti biologici e nutrizionali. Quindi noi abbiamo dei semilavorati per gelateria e pasticceria, ma abbiamo anche delle creme da spalmare, una pasta di mandorla per il latte di mandorla, il marzapane, dei concentrati di frutta che vanno nei negozi che distribuiscono prodotti alimentari biologici e naturali comunque. Questo è il nostro cliente tipo, chi è attento al prodotto che sia più un nutrimento che un prodotto rinfrescante o così da assaggiare. E siamo specializzati nella trasformazione dei prodotti agricoli in semilavorati, quindi partiamo dalla selezione delle materie prime, quindi dal controllo della produzione, della selezione e della cernita di quelle che sono i nostri ingredienti principali, quindi la frutta fresca e la frutta secca, e ne facciamo semilavorati per la gelateria e la pasticceria, come le dicevo. Ci sono dei gusti che piacciono particolarmente all'estero rispetto che all'Italia? E allora, se parliamo del mercato tedesco, c'è un'attenzione assieme al mercato inglese verso i prodotti biologici. E se parliamo di mercato italiano, i prodotti tradizionali che fanno parte della nostra cultura sono particolarmente richiesti, quindi il pistacchio, la mandorla, la nocciola, questi prodotti anche tipici in alcune regioni. E poi se ci spostiamo ancora in altri paesi, la ricerca del marzapane, la ricerca delle creme da spalmare e che abbiano particolari caratteristiche. La nostra azienda è un'azienda di produzione, quindi riesce a produrre per i diversi mercati e per le diverse richieste che la clientela ci può fare. La concorrenza si fa sempre più forte. Quali sono i paesi che emergono e che vi possono dar fastidio nel tempo? Ma per quanto riguarda il settore della gelateria e la pasticceria, la concorrenza che viene dall'estero è quasi inesistente, tranne che in alcune gelaterie aperte in franchising dove si parla di ice cream piuttosto che di gelato artigianale. E noi puntiamo sulla tipicità del prodotto e il gelato è solo il gelato italiano, non può venire dall'estero. Ci sono prodotti nuovi che potrebbero entrare come novità, nuovi frutti, nuovi gusti? Ma a livello di frutta fresca cerchiamo sempre di utilizzare le materie prime che arrivano dal nostro territorio. Per quanto riguarda la frutta secca, delle volte la combinazione di diversi prodotti di frutta fa nascere nuovi gusti. Puntiamo più che altro all'utilizzo e alla combinazione dei prodotti naturali piuttosto che a creare prodotti basati su aromi, su colori, su cartoni animati o personaggi della TV e non avere la sostanza di un frutto o di un prodotto naturale. Nuovi mercati che lei pensa di poter affrontare? Allora, quello che diciamo ritengo sia un mercato interessante è diciamo questi paesi del Sud America come il Brasile che sta emergendo tanto, il Cile, anche un po' l'Argentina, dove la presenza degli italiani quando hanno la disponibilità economica di poter acquistare si fa sentire, diventano dove mercati c'è gente interessanti. Che sa che cos'è il gelato dove buono. La nostra cultura poi è trapiantata in territori anche a livello climatico molto interessanti per il nostro settore. La gelateria è influenzata dalla temperatura
e nel Sud America, quando si riesce a far conoscere i nostri prodotti, a far ricordare agli emigrati quelle che sono le nostre tradizioni, lì diventano poi mercati interessanti.